Grappeggia arreda tutto. Perché Grappeggia arreda tutto con i suoi negozi è la più grande, completa, conveniente esposizione di mobili e di quanto serve per la casa di tutta Europa. Sì, per la casa, oggi e domani, Grappeggia arreda tutto. Il video appena visto fa riferimento ad una puntata di qualche settimana fa. Non potevo ignorare il vostro suggerimento. Grappeggia arredamenti. Accetto i tuoi consigli. Accetto i tuoi consigli. Mi dimetto in polemica. Mi dimetto in polemica. Infine, sono nato a marzo. O a marzo. Quale sarà il giusto modo di pronunciare tutte queste parole? Alla fine di questo video lo saprai con certezza. Saprai inoltre se è corretto pronunciare scorza oppure scorza o un mix tra le due. Avremo inoltre altri contributi per capire cosa sembri quando parli come un visigoto o come la mummia Ramses, e tutto questo grazie a Lori del Santo e al suo capolavoro della storia del cinema. E resta qui fino alla fine perché andremo a vedere non un capolavoro ma una piccola chicchetta della storia del cinema. Che aspettiamo dunque? Andiamo a vedere quali sono le regole che fanno di una E qualsiasi una E chiusa. Siamo agli sgoccioli perché la prossima settimana finiremo con la E chiusa. Oggi vedremo queste regole con le loro eccezioni. Diminutivi, falsi diminutivi ed altri casi. Parole terminanti in evola, evole, evoli, evolo. Parole terminanti in ezza, ezze, ezzi, ezzo. Infine, parole terminanti in enna. Soprattutto la prima regola, quella dei diminutivi e falsi diminutivi, è un po' ostica, ma poi la strada è tutta in discesa. Ricordi quando abbiamo visto quell'ostica regola della E aperta, cioè le parole terminanti in EN? La trovi in questa scheda. Ecco un piccolo estratto di quella puntata. Suffissi, nomi etnici, geografici, di persona terminanti in N richiedono sempre la E aperta. Quasi sempre. Ecco, la regola della E chiusa che vedremo oggi fa da contraltare a quella regola della E aperta, nel senso che ha una marea di eccezioni che non pretendo di esaurire qui ed ora. Tra i diminutivi e i falsi diminutivi possiamo citare architetto, per esempio, ma anche tavolinetto, netto, cassetto, chierichetto, detto, tetta, tette, cornetto, trenette e così via. Signore e signori, le eccezioni. Diletto, difetto, perfetto, letto, petto, retta, setta, sette, eccetera, eccetera, eccetera. E sono eccetera, grandi, ma grandi come case. Cornetto algida, cuore di panna. La E delle parole che terminano in evola, evole, evoli, evolo va pronunciata chiusa. Infatti si dice agevole, amorevole, stucchevole, abominevole, servizievole e così via. Fanno eccezione unicamente le parole benevolo e malevolo, la cui E va pronunciata aperta. Tu lo sai chi sono io. Davvero? Il tuo amichevole Spider-Man di quartiere. Le parole che terminano in ezza, ezze, ezzi, ezzo vanno pronunciate con la E chiusa. Ed infatti si dice ribrezzo, attrezzo, vezzo, battezzo, debolezza, bellezza, tristezza, finezza e così via. Qui ci sono un po' di eccezioni, te le elenco. Sono prezzo, sprezzo, pezzo, mezzo, disprezzo, apprezzo, spezzo. Io ti spiezzo il culo. Anche le terminanti in egno richiedono una pronuncia chiusa. Si dice regno, pegno, legno, degno, sostegno, ingegno e così via. A questa regola non ci sono eccezioni. Meno male. Come era vista l'omosessualità nel regno di mio padre? Eccoti qualche frase da me inventata sulle regole di oggi. Hai passato il segno. Il regno è degno di essere fatto di legno, ma con sdegno tu mi dici... Che disgrazia l'ingegno. Mi fai ribrezzo, pezzo di cretino. Sei un mezzo uomo e ho tanti modi per dimostrarti il mio disprezzo. La bellezza salverà il mondo, ma intanto che tristezza vedere tanta debolezza. Era talmente amorevole da risultare stucchevole. Per fortuna, suo fratello era abominevole e benevolo. L'architetto disegnò un tavolinetto senza cassetti. Il chierichetto, offeso,
gli lanciò un cornetto dritto sul petto. Cadendo sul letto, l'architetto si sentì morire, non per il cornetto, ma per l'errore commesso nel progettare il tavolinetto. Poi devo chiudere, mi sento in dovere di chiudere con una storia che era rimasta in sospeso la scorsa settimana. Il pontefice incontrò il carnefice che lo condusse dall'orefice, che ne era l'artefice. L'artefice di? Ci sarà una seconda puntata. Perdonami, ma le cose lasciate a metà mi lasciano un po' così. Quindi l'orefice era artefice del tavolinetto del chierichetto, non l'architetto. Ecco infine alcune Z sorde e Z sonore. La Z andrebbe pronunciata sorda o aspra quando è preceduta dalla consonante R. Infatti si direbbe marzo, sferza, sferzare, sforzo, sterzo, terzina. Ecco le eccezioni: orzo, orzata, orzaiolo, garzone, garza, barzelletta, arzillo e, udite udite, scorza e sfarzo. La prossima settimana chiuderemo la trattazione della E chiusa e passeremo a vedere le O aperte e chiuse. Ne vedremo delle belle. Lo sapevi che... Borghetti, liquore di vero caffè espresso. Liquore, liquore, liquore... Sì, liquore va pronunciato con la O chiusa. Si dice liquore, ma si dicono anche un sacco di altre parole diverse da come le pronunci tu. Quindi ogni settimana, ogni giovedì alle 15 viene pubblicato un video per evitare di farti parlare come un visigoto. Attiva le notifiche, attivando la campanellina e iscriviti al canale. I francesi e gli inglesi combatterono una guerra lunga 100 anni. Al 45esimo però fecero una pausa. Per il caffè. Una tresca tra un tedesco e un portoghese è stata intesa come un accordo contro il cristianesimo. La stessa duchessa aveva bisogno di qualche compressa. Prima di lasciarti andare, uno scoop favoloso. Ho trovato, signore e signori, il miglior attore di The Lady. Andiamo subito a vederlo. Sì, è lui il migliore. Devo dirti anche un'altra cosa che peraltro va contro il mio interesse. Inutile che stai a perdere tempo a iscriverti al canale, a guardare tutte le mie pillole di dizione. Completamente inutile. Basta che vai a vedere The Lady, ti guardi tutta la serie, ti fai 4 risate e poi fai esattamente l'opposto. Sicuramente non ne sbagli più una. Addio. Sei testardo, non fai mai le cose come ti vengono dette. E allora? Per questo motivo rimarrai sempre dove sei, non sei mica un genio. Mi stai sottovalutando? Forse, ma sta a te dimostrare che mi sto sbagliando. Io lo so che tu vuoi far l'amore con me. Ceniamo insieme questa sera? Sì, dai, andiamo al sushi. Dai, che ho voglia di uscire e di vedere un po' di gente. Io la nausea di vedere gente. Tutti inutili, che nella vita non servono a niente. E vogliono tutti la stessa cosa. Ah, ho capito che cosa alludi. Io ne so qualcosa. Dai, ammetti che ti piace stare con me. Benvenuta. Grazie. Parlami di te. Mi chiamo Nancy, ho 21 anni, vado a cavallo, mi piacciono gli animali, faccio anche la modella. Mi raccomando però, devi parlare esattamente all'opposto. Resto in attesa delle tue frasi sulle regole viste oggi, è semplice. Prendi qualche parola, la metti insieme a formare una frase e me la invii su qualsiasi profilo social. Io poi le leggo nel video successivo. Belle donne nude con le tette grosse non cadono giù dal cielo, lo sai? Come al solito ti invito a mettere un bel like, a curiosare gli altri video presenti sul canale, guardali perché ce n'è di davvero simpatici e soprattutto ad iscriverti ed attivare la campanellina. Ti spiace ripetere? Guarda, è il responsabile per quella cosa della chiesa. Forse gli possiamo chiedere di chiudere la chiesa. Se quel giorno è chiusa, quei due non possono essere benedetti, giusto?
La 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 na 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 na. È stata intesa come un accordo contro il cristianesimo. Cristianesimo. La psicopatia la contessa. Fai come... Non mi ricordo più chi. Ah, finalmente. 11 primi. La prossima settimana chiuderemo la trattazione della E chiusa e passeremo... Stop. Very speedy oggi.